Niente, qui non c'è! Non c'è da nessuna parte! Oh, dove sarò? Non c'è, non c'è più! Uffa! Ehi, perché stai buttando tutto all'aria? Doraemon, hai visto in giro la mia scatola del tesoro? La scatola del tesoro? Sì, è una scatola di cartone grande così con dentro tante cose! Ah, ho capito! Forse me l'hanno rubata! Eh? È chiaro, sono entrati i ladri! Ma di quali ladri parli? L'ha presa la mamma, l'ho vista io con una scatola! Cosa? La mamma, dici? Oh, sì, stamattina l'ho presa e l'ho buttata nella spazzatura! Ma quella era la mia scatola del tesoro! Io ho visto che dentro c'erano solo delle vecchie cianfrusaglie! Non erano vecchie cianfrusaglie! Se continui ad accumulare roba vecchia che non serve più, dovremo uscire di casa! Come hai potuto? È terribile! Oh. Ho perso il mio tesoro! L'unica cosa preziosa che possedevo e la mia vita non ha più senso! Oh, insomma, adesso non esagerare! Anche se in effetti la mamma avrebbe fatto meglio a dirtelo prima di buttare la scatola nella spazzatura! Quindi mi aiuti a rifarla? Con il megafono torna indietro! Farà tornare la mia scatola? Di sicuro! Facciamo una prova con questa! Ma è la mia verifica! Ecco fatto! Sì, e adesso? Adesso la lanciamo fuori! La mia verifica di matematica! Avevo preso zero! L'avevo nascosta apposta perché nessuno la vedesse! Tranquillo, la faccio tornare indietro! Zero in matematica di Nobita! Torna indietro! Zero in matematica di Nobita! Torna indietro! Visto, è tornata indietro. Wow. Con il megafono torna indietro, basta chiamare per nome la cosa che vuoi riavere e quella tornerà subito indietro. Geniale! Ma adesso tutti sanno che ho preso un altro zero in matematica. La scatola del tesoro. Doraemon, scusa, cosa hai detto? Ho capito bene? Ho sentito zero in matematica della vita. No, non zero, fiero, mamma! Davvero? Che strano, allora forse ho capito male. Prova! Ah, giusto, la devo chiamare con questa e la mia scatola del tesoro tornerà da me. Sono pronto! Scatola del tesoro! Torna indietro! Avevi detto un attimo, invece lo stai leggendo da un'ora. Dai, dopo te l'ho preso. Ah, che noioso che sei, sta zitto, sto leggendo. Guarda già. Sei tornata! Evviva, che bello, sei tornata a casa! Che razza di tesoro è? Questa è tutta robaccia vecchia! Non è vero, non è robaccia vecchia! È tutto da buttare, cosa te ne fai di una radio rotta? La uso quando non ho voglia di ascoltare la radio! E di questo cosa te ne fai? Beh, quello è il mio robot preferito, ci sono affezionato, me l'aveva comperato la nonna. Capisco, ma è rimasto solo questo braccio. Ma per me è prezioso, tutto quello che c'è dentro questa scatola è unico al mondo, è il mio tesoro. Ho un'idea, adesso posso far tornare indietro tutto quello che la mamma mi ha buttato via. Cosa? Tutto quello che la mamma mi ha buttato via in questi anni, torna subito indietro! Insomma, la vuoi piantare? Sta buono! Guarda, guarda, guarda! Ah, basta, non si può neanche leggere in pace! Ma guarda! Peggio per te, me lo tengo per un mese, vado a casa! Norita! I miei fumetti! Oh, che bello! Sono ritornati a casa! Questo megafono torna indietro, è fenomenale!
Lo voglio usare per far contenti i miei amici. Che disordine! Esco un attimo! Esco anch'io! Nobita, hai già finito di fare i compiti? Ma che cos'è questo rumore? Che c'è di sopra? Ahia, accidentaccio, che male! Ma cos'è stato? Nobita! Così aiuteremo tutti quelli che hanno perso qualcosa. E Suneo, perché starà piangendo? Che cosa è successo? Te l'ha preso Gian? Sì, lui. Due minuti dopo che l'avevo comprato. Non gli ho dato neanche una sfogliata. E prima mi ha detto che se lo terrà per un mese. Stavo quasi per strapparglielo dalle mani. È che lui... Ora ci penso io, te lo restituirà all'istante, vedrai. No, lo sai che è un'impresa impossibile. Fumetto di Suneo! Torna indietro! Torna indietro! Ma che cosa succede? Sta fermo! Fermati! Avevi detto che sarebbe tornato all'istante! In effetti è strano! Grazie, Gian. Suneo! Ciao, Suneo, sono contenta che il tuo fumetto sia tornato indietro! Vi ringrazio e scusatemi se oggi vi ho fatti venire qui due volte. No, si figuri, è il nostro lavoro. E se ha altra roba, basta che ci chiami. A presto. Il cerchio d'ingresso! Perfetto! Via le scarpe! Ora cerchiamo la camera della mamma. Sarà questa? No, non mi sembra affatto. Allora sarà questa. No, non è questa. Nemmeno questa. No, è la cucina. Ma dove sarà? Non è nemmeno quest'altra. Non avresti un ciuschi per trovare la sua camera da letto? No, mi spiace. Chi siete voi due? Fuori di qui! Fuori di qui! Al ladro! Aiuto, al ladro! Tamako! Mamma, c'erano due tipi strani in casa nostra! Sono due ladri! Cosa? Due ladri in casa? Ma si può sapere che cosa le prende? Che razza di madre è? Non riconosce nemmeno il proprio figlio! Siamo nel passato, come potrebbe riconoscerti? È ancora una bambina, tu per lei non sei ancora nato! Già, è vero! E dove sarebbero questi ladri? Te l'assicuro, un attimo fa erano qui, li ho visti bene! Lily, ecco dov'eri, non ti trovavo più! Andiamo, ti porto nella mia cameretta! Ma come? Siamo stati noi a riportarle la bambola! È che lei vede le cose a modo suo, un po' come fai tu! Ti avevo detto di buttare via questa roba! Devo proprio! Devi imparare a fare ordine da sola e per fare questo devi anche imparare a buttare quello che non serve più! Non possiamo riempire la casa di roba inutile! Voglio che sistemi tutto prima di cena! Siamo d'accordo, Tamako? D'accordo! Più tardi passo a controllare, capito? Sì! Hai sentito, Doraemon? La mamma da bambina si prendeva le stesse sgridate! Devo fare ordine! Questo non serve più! Da buttare! Buttare! Questo via! Via! Questo via! Buttare! Questo lo tengo! E questo buttare! Via! Via anche questo! Via! Buttare! Allora la mamma non ha detto una bugia! Quando era bambina buttava via le cose che non servivano più, senza tanti problemi! Già, in questo non è molto cambiata!
E questo? Sì, l'ho letto. E allora via. Questo letto. Questo letto. E questo... Mm? No, questo non è mio. Oh, non c'è neanche una figura. Credo che non lo leggerò mai. Via, buttare. Ma insomma! Sta più attenta, mamma! Mamma! Non puoi lanciare in giro le cose così, da una parte all'altra! Di cosa ti impicci tu? Sto solo facendo ordine in camera mia! Nobita, gli occhiali! Mettiti gli occhiali! Grazie, Doraemon. Tu e la tua mania dell'ordine, lo sai che sei insopportabile! Ma voi due siete i ladri di prima! Mamma, corri! Sono tornati i ladri! Corri, ci sono i ladri! Non mi sfuggirete! Mamma, corri! Mamma, sono tornati i ladri! Ancora con questa storia dei ladri? Corri, ti prego, scappano! Perché scappano, non ti calmi? Corri, non dovevi prego, uscire? Devo uscire! Sì, devi andare a salutare Michiko, ti aspetta! Oh, è vero, me l'ero scordata! L'ho uguale a quando era bambina, non è cambiata affatto! Bene, adesso possiamo tornare a casa! Sì! Torna presto! E adesso dove starà andando? Non lo so, seguiamola. Presto, 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 presto. Michiko! Eccomi, ce l'ho fatta. Tamako, sei venuta a salutarmi, grazie di cuore. Come avrei potuto mancare? Siamo amiche, no? Scusa, ti sei ricordata di portarmi quel libro che ti avevo prestato? Oh, il libro? Sì. Non ti ricordi? Lo volevi leggere? Oh! No, quello allora era tuo! C'è qualche problema? No, no, aspetta! Te lo vado a prendere! Torna subito! Oh? No, Tamako! Non farai in tempo! Il nostro treno parte alle 6! Oh. E adesso dove starà correndo ancora? Che sciocca! Me l'ero completamente dimenticata! Quello era il libro che mi aveva prestato Michiko! Io l'ho buttato via! Che guaio! Allora, io l'ho lanciato fuori dalla finestra, quindi dovrebbe essere caduto qui, ma non lo vedo! Dove sarà? Ah, è sparito! Non c'è più! Non c'è più! Oh, ma c'erano quei due! L'avranno preso loro! Sì, l'hanno preso loro! Brutti ladruncoli! Mi hanno rubato il libro! Devo trovarli! Devo trovarli! Non è possibile! Crede che gliel'abbiamo rubato noi! Ehi, hey, brutti ladri, ridatemi subito il libro di Michiko! Oh, il libro di Michiko? Non so di che cosa parli! Ah, il libro! Ma insomma! Forse è finito fuori! Niente, hai visto che non c'è! Magari lo ha raccolto qualcuno che passava di qua! Oh, veramente! Era il libro di Michiko, glielo devo restituire! Scusami, ma la colpa è tua! I libri non si lanciano dalla finestra, specialmente se non sono tuoi! Ma non volevo, non l'ho fatto apposta! E poi mi ero scordata che fosse suo! Guarda che neanche tu hai avuto molta cura di quel libro! Lo hai lanciato fuori dal giardino! Perché ho pensato che lei non lo volesse più! Ah, ma certo, proprio come fa la tua mamma che butta via le tue cose perché pensa che tu non le voglia più. Insomma, basta chiacchiere, datemi una mano a cercarlo. Non importa, mi arrangerò da sola, addio. È disperata, aiutiamola a trovarlo. Ma è semplice, abbiamo il megafono, torna indietro, chiamiamo il libro. Buona idea. Oh no, non c'è! Che cosa? Come non c'è? No, nella fretta l'abbiamo lasciato in camera tua! E adesso? Proprio quando ne avevamo più bisogno! Fammi vedere se ho un altro ciuschi... Eccolo! La macchina fotografica del tempo! Con questa possiamo fotografare scene avvenute in passato e fare le foto di quello che è successo al libro dopo che l'hai lanciato. Imposta il tempo relativo alla foto che mi interessa, direi 25 minuti fa. Inquadro il punto dove è caduto il libro. Sì, era lì. Continua a scattare. 15 minuti fa. 12 minuti fa. 8. 6. Non c'è più. È sparito. Cosa sarà successo? Lo ha preso questo cane, mamma, quanto è grosso! Faccio altre foto per vedere dove è andato. Si allontana.
Ha girato l'angolo! Oh! Quell'uomo è caduto per lo spavento! Ha puntato qualcosa! Cosa fa? Si è messo a correre! Lo dobbiamo seguire! Sì! Guarda qua, ho un sacchetto di croccantini energetici! Ah, bravo, sei un genio! Ti avvicini tu a darglieli, Nobita! No, ti prego, Doraemon! Oh, non c'è, Michiko sta per partire! Ancora quei due! Cane, vorresti qualche croccantino? Tu cerca di distrarlo e io cerco di prendergli il libro! Ti prego, Doraemon, cerca di distrarlo! Mi dite cos'altro state combinando? Eccolo! Ecco il libro di Michiko! Mangia! Ce l'ho fatta, l'ho preso! Oh, ma allora voi due mi stavate aiutando a cercarlo! Sì! Ti ringrazio! Dov'è Doraemon? Che cosa aspetti? Devi correre a restituire il libro! Ah, il treno sta per partire! Niente, Tamako non ce l'ha fatta! Ora il treno parte! Ti auguro buon viaggio! Grazie, Tamako! Tieni, ecco il tuo libro! Grazie, ma io vorrei che lo tenessi tu, è un regalo! Voglio che tu lo tenga come ricordo della nostra bella amicizia! D'accordo? Lo terrò per sempre! Mi ricorderai? Sì! Addio, Tamako! È stato bello conoscerti, grazie per la tua amicizia! Io non ti dimenticherò mai, Tamako. Nemmeno tu, vero? No, mai! Noi due saremo amiche per sempre! Aspetta! Michiko, sappi che io non ti dimenticherò mai! Noi saremo amiche per sempre! Ti ringrazio tanto per il bellissimo regalo! Tutto indietro. Mamma, credevo che avessi buttato via tutte le mie cose. Sì, ma sono andata a riprenderle. Hai detto che quello è il tuo tesoro. Ah? È vero. Ho capito che ci sei molto affezionato. E semmai deciderai tu quando buttarle. Grazie. Hai un'aria molto strana, Nobita. Perché ridacchi? Oh, niente, mamma, niente di particolare. Sarà, ma mi sembri strano. Anche tu, Doraemon. No, non è successo niente. Non ci siamo mossi di qui. I nuovi e divertenti episodi di...